Come si trova la felicità? How to find happiness? Real happiness in your peace. La vera felicità è quando noi siamo in pace, è la pace. And why not peace is there? We have to search that. E perché non abbiamo la pace dentro di noi? Dobbiamo ricercare per questa pace. Then you will watch, you are busy with your senses. Allora vedremo quando inizieremo a ricercare che siamo molto ingaggiati nei nostri sensi. You start thinking that I am a senses. E vedremo che noi pensiamo che siamo i sensi. You start thinking that I am a body, flesh. Vedremo che noi crediamo di essere il corpo. Little more high than you start thinking than you are a mind. You dopo can calculate more mind. Penseremo un po' più, un gradino più elevato che siamo la mente. So these are all material. Però questi elementi sono tutti materiali. Or not? You understand this? Si capisce questo punto? So material thing, how can give you peace? Allora queste cose materiali come possono darci la pace? They will give you pain, not peace. Ci daranno soltanto dolore se noi agiamo attraverso solamente gli elementi materiali. And without peace there is no happiness. E senza pace non c'è la felicità. The real happiness when you become peaceful. La vera felicità si manifesterà quando noi saremo pacifici. And without consciousness you cannot become peaceful. Senza coscienza quindi non possiamo essere pacifici. Understand? Is the base of Krishna consciousness that you are peaceful or not? Questa è la base della coscienza di Krishna, essere pacifici, diventare pacifici. We have to change in inner side, outside I change. Nothing is going to happen without changing inside. Dobbiamo cambiare interiormente, perché vediamo che anche se cambiamo esteriormente non succede nulla. Small change of your consciousness will make you peaceful. Un cambio della nostra coscienza ci renderà pacifici. And peace will give you realizations. E la pace ci porterà alla realizzazione. And this realization will make you happy. E questa realizzazione infine ci porterà alla felicità. Check is right or not, you check. È giusto o no? Possiamo controllare noi stessi.